Alcune persone hanno col denaro un rapporto psicologico un po' complesso, per cui magari iniziano a contrarre senza accorgersene un debito dopo l'altro, per poi ritrovarsi in un grosso problema difficile da risolvere. In questo secondo video della serie Psicologia del debito, creato insieme a Crook, un'azienda che si occupa di gestione del credito, vediamo oggi quattro tratti psicologici delle persone che hanno la tendenza a creare debiti. Un primo tratto caratteristico è quello dello scarso autocontrollo, ovvero la bassa capacità di resistere a una gratificazione immediata in cambio di una ricompensa futura di maggior valore. Quando scegli di fumare oggi, rinunci all'essere più sano domani. Quando decidi di procrastinare e rimandare oggi, decidi di lavorare un po' di più settimana prossima e così via. Ecco, le persone che tendono a indebitarsi sposano questa logica anche nella gestione finanziaria. Non riescono a resistere alle tentazioni e acquistano oltre misura. In gergo tecnico questo meccanismo si chiama tasso di sconto soggettivo e tanto più è alto, tanto maggiore è la possibilità che tu avrai di indebitarti. Prendere consapevolezza della tua tendenza a cedere a queste tentazioni è sicuramente il primo passo poi per poterle anche correggere. Una seconda caratteristica spesso associata all'indebitarsi eccessivamente è l'eccessivo ottimismo. Le persone che si indebitano, infatti, ricorrono a finanziamenti o prestiti con grande leggerezza. Tipicamente non ponderano le loro effettive possibilità di rientro o comunque non strutturano un piano per restituire i soldi ricevuti, cosa che invece andrebbe fatta ancor prima di chiedere il prestito. Fiduciose nel futuro, queste persone spendono di più, chiedono in prestito più soldi e sovrastimano le loro possibilità di restituirli effettivamente. L'ottimismo, come si può vedere in questi casi, non è affatto la panacea a tutti i mali e, se esercitato anzi in maniera ingenua, finisce per cacciarci in un sacco di guai. Una terza caratteristica può essere l'inclinazione della persona al risk taking, ovvero attuare dei comportamenti pericolosi in ambito di gestione monetaria. Dal gioco d'azzardo, per intenderci, anche però includendo delle operazioni finanziarie effettivamente rischiose. Talvolta questa tendenza al rischio si associa al bisogno di provare e esperire delle sensazioni forti, ovvero il cosiddetto sensation seeking. Le persone in questi casi sono attratte dall'ignoto e provano il piacere del brivido. Di conseguenza sono sempre alla ricerca di costanti esperienze nuove, rischiose, imprevedibili, sia che si tratti di fare sport estremi, sia che si tratti di attuare delle condotte finanziarie audaci e impulsive. Tenete presente che se all'attitudine del risk taking si aggiunge la sensazione, il bisogno di provare emozioni forti, allora la possibilità che la persona si indebiti aumenta in maniera molto significativa. È bene in questi casi che la famiglia si adoperi il prima possibile per prendersi carico di questa persona e per proteggere anche il capitale che sarebbe altrimenti nelle sue mani. Un quarto punto interessante che spesso si trova nelle persone che hanno la tendenza a indebitarsi è quello del locus of control esterno. Il locus of control è un concetto psicologico che indica a che cosa la persona tende ad attribuire la causa di quello che gli accade. Cioè, tu puoi essere incline a pensare che gli eventi nella tua vita sono una conseguenza delle tue azioni e dei tuoi comportamenti, e in tal caso hai un locus of control interno. Viceversa, puoi sposare la logica del locus of control esterno e vedere ciò che ti accade come un qualcosa di assolutamente indipendente dalla tua volontà. Ora, mettiamo il caso che tu appartenga a questa seconda categoria e magari perdi il lavoro e vai incontro a un'importante crisi finanziaria personale. Ecco, siccome hai la tendenza a pensare che le cose dipendano dall'esterno e non da te, molto più difficilmente ti attiverai per cercare una soluzione. Più difficilmente ti attiverai per cercare di cambiare le cose e anzi, al contrario, avrai molte più possibilità di indebitarti. Se la crisi economica è colpa solo della politica, del governo, degli altri e della sfortuna, rinuncerai anche solo a interrogarti in merito a quelle che possono essere alcune delle tue responsabilità per essere finito in quella situazione. E quindi non ti attiverai per limare la portata del debito o per intraprendere un percorso che porterà poi al suo sanamento.
Cari amici, questi erano quattro dei tratti psicologici che abbastanza frequentemente io vedo essere presenti nelle persone che hanno la tendenza a indebitarsi. Credo che sia importante sottolineare come il nostro rapporto con i soldi nasca principalmente qui, nella nostra testa. E se vogliamo migliorarlo, dobbiamo innanzitutto agire quindi proprio qui, cercando di ridurre quelle idee che non ci sono utili e rinforzare invece quelle che sì, che ci aiutano a vivere più serenamente anche la dimensione economico-finanziaria. Oggi ne abbiamo viste quattro di queste idee e io credo che per voi fare un check su quelle che vi appartengono o meno possa essere un primo importante passaggio per vedere quali migliorare e, perché no, iniziare quindi a lavorarci per modificarle in una direzione per voi più vantaggiosa.